Bormio Campionati Mondiali Juniores di Short Track. Tra il 31 gennaio e il 2 febbraio il Palaghiaccio è stato palcoscenico di una prestigiosa manifestazione che ancora una volta ha rafforzato il binomio tra sport e solidarietà. Tutto ciò grazie a Cancro Primo Aiuto, che non ha voluto far mancare il suo sostegno di sponsor all'evento, occasione per promuovere le attività della ONLUS sul territorio lombardo, Valtellina in primis, e raccogliere le risorse per portare avanti tante iniziative a favore dei malati oncologici e delle loro famiglie, nel segno del motto semplice ma profondo: siamo solo uomini che aiutano altri uomini. Quasi 40 le nazionali presenti, fra atleti e staff, più di 300 persone accolte con efficienza e ospitalità. Alla Bormio Ghiaccio, società che ha fatto crescere i più grandi talenti di questo sport a partire da Arianna Fontana, affidata la gestione del comitato organizzatore. Devo dire grazie a tutti, perché l'organizzazione in questo momento sta funzionando come avremmo pensato, come l'abbiamo voluto, assolutamente. Grazie a tutti voi, perché anche i sponsor, tutte le persone che comunque hanno creduto in noi, in questo nostro sport, è comunque fondamentale, e speriamo che poi prossimamente si possa comunque portare a casa ancora determinati eventi come abbiamo fatto oggi. Siamo qua al Palazzetto del Ghiaccio per queste gare, siamo contenti di aver trovato una formula sinergica con l'organizzazione. Abbiamo portato noi le televisioni per dare maggiore visibilità a questo evento, che comunque merita di essere visto, di essere divulgato, perché poi ce ne possono essere altri. Alla manifestazione non ha voluto far mancare la sua presenza e il suo saluto anche il nuovo presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli. Noi siamo sempre presenti, Cancro Primo Aiuto non può mancare a questi eventi con tutto quello che fa, per tutti quelli che servono. Un messaggio di solidarietà che ha trovato la convinta adesione anche degli atleti azzurri, a partire dai campioni di casa Elisa Confortola, già l'anno scorso ambasciatrice della candidatura olimpica di Milano Cortina 2026, e Luca Speckenhauser, eccoli nelle vesti di testimonial dell'associazione. So che Cancro Primo Aiuto è molto vicino alle donne, in particolare grazie al loro progetto Parrucche, e che dà una mano alle donne bisognose, e posso dare la testimonianza, credo che a una donna faccia sempre piacere, quindi grazie mille. Mi sembra giusto rappresentare questa ONLUS, che la conosco, e comunque dà una grande mano alle donne in difficoltà, e quindi mi sembrava giusto rappresentarla. La solidarietà verso chi soffre, dunque, è un valore al quale anche il mondo dello sport, grazie a Cancro Primo Aiuto, si è fatto sempre più sensibile. Sia nello sport, nella vita quotidiana, in tutto quello che andiamo a fare, perché comunque ricordiamoci che comunque la vita è data comunque dalla nostra quotidianità, comunque anche con le difficoltà nostre fisiche, vi dicendo. Dunque Cancro Primo Aiuto per noi è stato fondamentale in questo momento, e speriamo che nei prossimi eventi che faremo ci sia una collaborazione maggiore. Sul ghiaccio anche il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, che di Cancro Primo Aiuto è presidente onorario di sede. È una presenza estremamente importante, perché qua si riunisce in questa competizione, in questo sport internazionale, l'idea anche di Cancro Primo Aiuto di voler essere vicino alle attività sportive e di fare del bene come ONLUS. Quindi diciamo che si raggruppano un po' un sacco di valori: il valore della competizione, il valore dell'educazione, il valore della solidarietà, e quindi ancora Cancro Primo Aiuto si dimostra l'eccellenza nelle ONLUS lombarde. La Regione ha sostenuto e seguito con interesse i mondiali juniores di short track, a partire dal sottosegretario ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi. Lo short track è una disciplina che sarà presente, da più edizioni, sarà presente sicuramente nei nostri programmi da qua al 2026. Sono venuto anche a tifare la Confortola, che è stata bravissima e ci ha dato una grossissima mano il 24 di giugno, quindi volevo vederli da vicino. Avevo già assistito ad alcune gare, però volevo vedere anche l'organizzazione qui a Bormio, che è stata perfetta. Ho parlato già con il presidente Giost della Federazione Italiana, che si è veramente complimentato per l'organizzazione. Insomma, è sentito, questo penso che sia la cosa più importante, perché quando gli atleti sono contenti e tutto funziona, è sempre un piacere, quindi al di là dei risultati che si possono o non possono fare. Sul ghiaccio l'Italia, pur non riuscendo a far salire il tricolore sul pennone più alto, ha ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta femminile. Sfortunato invece Speckenhauser, ha un soffio dal podio nella finale dei 1500. Per i 1500 mi spiace un po' per la semifinale, perché potevo passare benissimo in finale A, ma per un piccolo errore di distrazione sono andata in finale B, però comunque sono riuscita a riscattarmi vincendola. Nel 500 invece, a causa di una caduta,
però ovviamente il livello è molto alto nei 500, non essendo la mia distanza è stato abbastanza difficile, però sono abbastanza soddisfatta in generale. Sono soddisfatto del mio risultato nei 1500, è stata soprattutto la semi, ho fatto una gran gara e alla fine in finale me la sono giocata, ma non ce l'ho fatta per poco, però va bene così. Con un bilancio organizzativo di piena soddisfazione, cala così il sipario sull'ovale del Palaghiaccio di Bormio per i mondiali juniores di short track. Ma Cancro Primo Aiuto resta in pista per una prossima manifestazione di sport e solidarietà in Alta Valtellina. Noi seguiamo lo sport, alcune volte siamo protagonisti, in altri partner, come lo saremo anche per Insieme per Vincere il prossimo weekend. In Val di Lentro, anzi, invito tutti a partecipare, ad essere presenti a questa bella manifestazione che ha una ricaduta benefica sul territorio, sull'Alta Valle e sulla Valtellina intera.